trovati da Mava Fancù. Sui cartelloni di muscolose terga i viaggi nell'inesistente teoria del gender sono così fantasiosi questi sovranisti. Dal blog di Stefania Catallo, in altre parole. Qualche anno fa, lungo le principali strade di Roma, campeggiava un cartellone pubblicitario che suggeriva di acquistare bolli e francobolli, apparentemente introvabili, attraverso un sito. Che fortuna, verrebbe da dire. Certo, ma la fortuna ha anche un sinonimo, riferito, tradizionalmente, a una certa parte del corpo, e su quel cartellone spiccava un sedere femminile, a malapena coperto con la scritta «Che culo!». Di esempi se ne potrebbero fare tanti, come ad esempio la pubblicità di una catena di gioiellerie apparsa alla fermata Metro Duomo a Milano, che recitava così: un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale. Secondo te cosa la farebbe felice? In realtà, quello che farebbe felice tantissime donne sarebbe non vedere più oggettivizzato il proprio corpo, o meglio ridotto a pezzi dal punto di vista fotografico e quindi decontestualizzato, magari solo per pubblicizzare un'auto. Il DL Infrastrutture di fresca approvazione recita: è vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche. Su questo ha protestato Fratelli d'Italia, che ha parlato di nefasta ideologia gender e di una sorta di DDL Zan mascherato. Stereotipi che, se fossero applicati, impedirebbero alle donne l'accesso alla politica. E allora, invece di capo di FDL, Donna Meloni d'Italia dovrebbe occuparsi della segreteria e di portare i caffè al capo, maschio, naturalmente. Dal blog di Stefania Catallo, in altre parole. A risentirci su questi podcast da Mava Fancù.